abbiamo giocato, abbiamo mescolato costumi decisamente anacronistici, non siamo stati filologici, dopo che abbiamo visto Bridgerton, dopo che abbiamo visto appunto il giocare con le epoche, abbiamo giocato anche con le epoche, però c'è stata una grande filologia, una grande maestria per quello che è stato l'esecuzione musicale e canora, che sono stati rigorosissimi e devo dire che il pubblico ha apprezzato, perché il teatro era pieno. Grande successo di pubblico per l'iniziativa ospitata al Teatro Petrarca domenica 31 ottobre, organizzata da Acri e Calcit per raccogliere fondi per il servizio Scudo. Lettere da Parigi, dalle Camelie alla Traviata, opera in prosa e lirica, aveva un doppio scopo. Il primo, raccogliere fondi per la causa che da sempre contraddistingue il Calcit. L'intero ricavato è stato devoluto al progetto Scudo Cure Domiciliari, che garantisce appunto un'assistenza ai malati oncologici. Ma anche lanciare un forte segnale di risveglio sul territorio, delle potenzialità artistiche e culturali che lo rappresentano. E così è stato, una delle opere più replicate in tutto il mondo ha incantato gli aretini.